Io sono molto contento intanto di essere qui al 16° anno del Festival. Ho partecipato già alla prima edizione del Festival, poi al Festival ci sono venuto varie volte, non tutte le edizioni ovviamente, sarebbe umanamente impossibile. Sono anche contento di tenere la prima lezione dedicata a un classico, però care ragazze e cari ragazzi, è un classico abbastanza tosto il Leviatano, quindi io cerco adesso di semplificarlo nella maniera migliore, ma vi pregherei un attimo di seguirmi, perché è un testo chiave. Per la prima volta noi abbiamo una formulazione della sovranità nel senso moderno della parola, non nel senso tradizionale. E tuttavia, badate bene, Hobbes è un autore radicalmente laico, per un verso, ma per l'altro verso molto legato, attenzione, alla tradizione teologica. Come molti di voi sanno, siete studenti o studiosi presenti in questo, diciamo, tendone, metà del Leviatano, tutta la seconda parte del Leviatano di Hobbes è dedicata a tematiche teologiche, alla discussione con tematiche teologiche. Quindi, anzi direi che la parte veramente nuova del Leviatano rispetto a precedenti opere di Hobbes, gli Elements of Law, cioè gli elementi del diritto, ma anche il Decive, la parte veramente nuova è sono le parti terze e quarte che riguardano le questioni teologiche. Hobbes è il primo grande filosofo che viene ad elaborare un modello abbastanza sistematico di teoria della sovranità, dopo la rivoluzione scientifica galileiana. Esattamente come Descartes, come Cartesio, è il primo grande metafisico che costruisce un sistema dopo la rivoluzione scientifica di Galileo. Quindi voi dovete un attimo cercare di capire che sono due autori, sia Cartesio che Hobbes, che tentano qualcosa di nuovo. Come riorganizzare la filosofia della natura, la filosofia dei corpi. Come riorganizzare, risettare, come voi direste, come operare un reset della filosofia della natura e dei corpi dopo la nuova immagine del mondo determinata dalla rivoluzione galileiana. Questo è il dato fondamentale. Dopo, guardate bene, dove c'è una cosa importante, certo voi sapete benissimo dagli studi che avete fatto, o verrete a saperlo via via, della polemica che c'è anche tra Hobbes e Cartesio su tanti aspetti che adesso non sto a trattare, perché sarebbe se no una lezione universitaria e non va bene. Qui siamo nella sede di un festival, però ecco, qui il punto fondamentale è che noi abbiamo a che fare con una svolta, con una vera e propria svolta. Che cosa viene a cadere nella idea di natura? Viene a cadere l'idea teleologica, l'idea del telos, di una certa finalità. E Hobbes cerca di capire che cosa accade nel mondo politico quando, per esempio, il diritto naturale, perché lui parte da una idea della natura in cui noi abbiamo dei diritti, allora l'idea del diritto naturale, che non è più inserito all'interno di un modello finalistico, di una tendenza finalistica, e diventa allora un'altra cosa,
E qui entriamo nel tema del festival, no? Il tema dell'agonismo, del conflitto, eccetera, dove una volta che viene meno la teleologia, il finalismo, il diritto naturale, espressione che Hobbes comunque mantiene rispetto alla tradizione, diventa qualcosa di radicalmente diverso. Cioè diventa ius omnium in omnia, cioè diritto di tutti a tutto. E il diritto di tutti a tutto, la spinta di tutti ad acquisire qualunque cosa, dal momento che abbiamo a che fare con un mondo determinato da altro tema importante, che poi entrerà nel dibattito della filosofia e della scienza politica, dal momento che abbiamo a che fare con la scarsità, non tutti possono avere tutto, non tutti possono avere tutto, allora si determina il conflitto. Questo conflitto in natura, per Hobbes, è un conflitto mortale. Questa guerra di tutti è un conflitto potenzialmente mortale. E allora lo scenario hobbesiano è il seguente. Partiamo da questa non ipotesi, state attenti, molti manuali dicono un'ipotesi, è un esperimento mentale. Assumiamo come qualcosa che si dà di fatto, la situazione estrema, il desiderio illimitato, badate bene, il desiderio illimitato, l'infinità del desiderio che spinge ciascuno di noi a acquisire tutto ciò che è possibile. E qui Hobbes dice, state attenti, non è volgarmente materialistico il discorso. Non acquisire ricchezze, beni, anche quello. Non acquisire soltanto potere, certo, volontà di potere, desiderio di potere limitato, ma soprattutto anche acquisire gloria. L'infinito desiderio di gloria, di primeggiare, questo varrebbe anche molto per gli scrittori, per gli intellettuali, per i filosofi. Ci sono delle pagine bellissime di Hobbes dedicate alla vanagloria, no? State attenti, la vanagloria è la peggiore cosa che possa esserci e bisogna in qualche modo anche nel dire le proprie cose, bisogna essere convinti ma al tempo stesso mantenere quell'umiltà che evita la vanagloria, che poi è uno dei fattori di conflitto aberranti. Allora, altro aspetto, rispetto alla tradizione filosofica precedente, e molti hanno detto che il Leviatano è una specie di rovescio, inversione della prospettiva delineata da Aristotele nella Politica. Guardate bene, la Politica di Aristotele è un testo che ha avuto una incidenza molto forte a cavallo fra fine del Medioevo e inizi dell'età moderna. Ha avuto un'influenza enorme anche su un autore come Machiavelli, eccetera. Però vi è un rovesciamento della prospettiva aristotelica in due sensi, badate bene. Uno, e questo ovviamente sono cose che conoscete ma cerco di metterle in ordine, noi non siamo naturalmente sociali, noi non siamo animali politici. L'uomo non è uno zoon politikon, politikon zoon, come dice Aristotele nella Politica. Noi siamo fondamentalmente individui che si atteggiano come soli,
probabilmente anche questa solitudine individualistica, non bisogna neanche esagerare, è dovuta anche a un immaginario. L'elemento immaginario, l'elemento simbolico gioca in Hobbes un ruolo enorme, abbiamo visto con la gloria, ma anche dal punto di vista dell'immaginario di sé, no? E questo però il primo dato, a differenza di quello che diceva Aristotele, noi non siamo originariamente, naturalmente politici sociali, siamo impolitici, anzi tendenzialmente antipolitici. E poi in secondo luogo, guardate bene, questo è il dato fondamentale, noi siamo tutti uguali. Una cosa che spesse volte si dice poco, Aristotele, che Hobbes, a differenza di Aristotele, poi pone il problema del potere assoluto, della sovranità assoluta, è vero, però il punto di partenza di Hobbes è un punto di partenza che spesso viene ignorato e che viene già fissato nel 1642, nel Decive, ed è l'idea per cui, ma c'è anche in parte negli Elements of Law, che è del 1640, noi siamo uguali. E Hobbes aggiunge una cosa che non dirà neanche Spinoza, così grande autore, considerato anche giustamente un autore innovatore, rivoluzionario, eccetera, e non dirà fino in fondo neanche Rousseau. Donne e uomini sono uguali in natura. Però la conseguenza di questa eguaglianza non è edificante. Tutti gli esseri umani sono uguali in natura. E per questo si fanno la guerra. E per questo si fanno la guerra. Nessuno ingaggerebbe un conflitto se non sperasse di prevalere. E nessun uomo, nessun maschio è superiore a una donna, perché una donna può benissimo avere un'abilità, oltre che naturalmente a volte anche una forza fisica, non minore da quella dell'uomo. E quindi in natura siamo tutti uguali, si dà conflitto, perché non si dà gerarchia? Perché non si dà gerarchia? Guardate bene, il problema di Hobbes è quello che viene chiamato dalla sociologia e dalla filosofia politica del Novecento, anche dalla scienza politica del Novecento, del secolo scorso, è stato chiamato il problema dell'ordine. Cioè l'ordine è un problema. Va posto come un problema, come può stare insieme in modo bene ordinato una società. Ebbene, per Hobbes, se vi fosse gerarchia in natura, l'ordine non sarebbe un problema. Voi vedete già la linea divisoria rispetto al pensiero tradizionale, al pensiero conservatore o reazionario di destra. Vi è un motivo, come si dice, un basso continuo. Il basso continuo, per dirla musicalmente, il basso continuo di tutto il pensiero di destra è che in natura si dà gerarchia. E che di conseguenza l'ordine che va ripristinato di volta in volta è quello che segue la gerarchia naturale, gerarchia tra chi è spiritualmente superiore e chi è inferiore, tra chi è razzialmente superiore e chi è razzialmente inferiore, via dicendo. Hobbes è un pensatore moderno, dice no, il punto di partenza, lo start, è l'eguaglianza, siamo tutti uguali. Donne e uomini, come si fa allora a costruire l'ordine a partire dall'eguaglianza per evitare però il conflitto endemico che c'è, il conflitto endemico che è determinato proprio dall'eguaglianza e dal desiderio infinito che attraversa
gli esseri umani. 1651, ricordava prima il dottor Poli, 1651, siamo una fase cruciale della modernità. Nel 1648 abbiamo avuto la pace di Vestfalia in Europa, che poneva fine alla guerra dei Trent'anni. Nel 1651 abbiamo il Navigation Act, l'atto di navigazione in cui l'Inghilterra ripropone, siamo naturalmente nella fase che è ancora segnata dalla rivoluzione di Cromwell, no? E l'Inghilterra pone la sua linea, che è la linea, badate bene, di una supremazia attraverso i mari. E Hobbes riflette su una cosa che lui aveva già intuito a partire dal 1640, quando fuggì in esilio in Francia, che stava per succedere una cosa terribile in Inghilterra, che stava per accadere quella cosa terribile che una guerra civile, badate bene, quindi un conflitto mortale, a sfondo insieme politico e religioso. Io direi che è importante rileggere il Leviatano, perché il mondo da cui Leviatano nasce è un mondo molto simile al nostro. Anche noi viviamo un'epoca di conflitti che hanno una doppia valenza politica e religiosa al tempo stesso, su uno scenario molto più ampio. E Hobbes si colloca all'interno di questo presente. Lui dice a un certo punto una cosa molto... Il Leviatano è un libro occasionato dai disordini del tempo presente. Il Leviatano è una specie di monade che schizza dal grande progetto che Hobbes aveva di un sistema filosofico articolato in tre parti. Il corpo, l'uomo e il cittadino, la civitas, lo Stato. Il de corpore, de homine, decide. Già Hobbes fa una strana operazione nel 1642. Pubblica prima il decive, che era l'ultima parte del cittadino. Doveva essere pubblicato per ultimo, inverte l'ordine di pubblicazione. Poi pubblica il de corpore, poi pubblica il de homine. Ma dopo però, 1655, il de corpore, e il 1658 il de homine. E il Leviatano perché lo pubblica, visto che aveva pubblicato gli Elements of Law nel 1640, 1642 decive, perché pubblica il Leviatano? Perché vuole intervenire nel momento presente. C'è Cromwell al potere. 2 anni prima, badate bene, 2 anni prima, 1649, abbiamo un evento traumatico di cui non si parla tanto spesso, la decapitazione di un re. Noi spesso parliamo la decapitazione di Luigi XVI in Francia, rivoluzione francese, ma pochi ricordano, o meglio non molti ricordano, che il primo re decapitato è Carlo I Stuart in Inghilterra, 1649. Hobbes scrive il Leviatano, badate bene,
E lo scrive avendo alle spalle la scena del re decapitato. Eppure è una costruzione teorica della sovranità. Guardate bene. Allora, che sovranità è quella che viene dopo il re decapitato? È la sovranità moderna. Cioè, la sovranità moderna nasce dalla scena del re decapitato. Lui prevedeva quest'esito già nel 1642, quando scrive Decive. La sovranità del re, legata alla tradizione dinastica, è finita. Nessuna potestà può essere legittima se affidata alla tradizione dinastica. Ma allora come è possibile costruire la sovranità? Come è possibile costruire la sovranità? E il dispositivo hobbesiano è un dispositivo straordinario, e cioè è quello di un patto. La sovranità è legittima se nasce da un patto. Da un patto. Covenant. Ma in che consiste questo patto? Abbiamo visto che gli esseri umani, tutti donne e uomini uguali, hanno un diritto naturale a perseguire tutto. Ricchezza, potere, gloria, beni materiali e beni simbolici, tutto. Come porre fine alla guerra di tutti contro tutti? La famosa formula plautina, homo homini lupus, da Plauto, una formula che oggi, senza essere necessariamente dei fondamentalisti animalisti, appare offensiva per il lupo, perché noi esseri umani, badate bene, questo è un dato molto importante, questo Hobbes lo sapeva, riflettete su una cosa: la specie umana è l'unica specie di mammiferi, lasciamo stare gli etologi come Butul, che hanno scritto libri sulla guerra delle formiche, degli insetti, eccetera. Siamo l'unica specie di mammiferi che si faccia guerra intraspecifica, non tra una specie e l'altra, ma intraspecifica. Anche guerre di annientamento intraspecifiche. Attenzione, questo Hobbes lo percepiva, quindi sapeva benissimo che l'homo homini lupus era una metafora in qualche modo fuori luogo, inadeguata, era semplicemente un modo di evocare il sintagma plautino, no? quella frase di Plauto, ma in realtà il problema fondamentale che Hobbes vuole sottolineare è che vi è un desiderio illimitato che determina questa guerra di tutti contro tutti, endemica. Cioè, come vi dicevo, esiste la possibilità anche di indicare degli eventi storici molto simili a tutto ciò. Uno, gli indiani d'America, lui dice, poi vedremo questa cosa degli indiani d'America, il nuovo mondo, che è una... E l'altro aspetto fondamentale, oltre agli indiani d'America, l'altro aspetto fondamentale è la guerra civile. Alcuni interpreti inglesi, Macpherson, cioè molto molto noto, che hanno avuto tanti anni fa anche molto successo, eccetera, hanno provato a dire lo stato di natura è la concorrenza di mercato. No, io qui Norberto Bobbio ha avuto molta ragione, ma
non soltanto lui, Norberto Bobbio a suo tempo, dire no, la scena, se volete, è la guerra civile, non il mercato concorrenziale, capitalistico concorrenziale, che all'epoca di Hobbes neanche c'era. E allora come si esce da questo? Si esce attraverso un patto, badate bene, che è diverso, il covenant è diverso, mi dispiace far queste distinzioni, spero che non complichino il quadro, ma è necessario ogni tanto complicare, anche perché voi sapete il significato di simplex, del termine semplice, simplex, cioè una sola piega, non esiste nulla che non abbia una piega, anche il semplice almeno una piega ce l'ha, no? La semel, semplex, no? Allora... c'è però un punto fondamentale, lui usa il termine patto, ogni tanto usa anche il termine contratto, eccetera, però non ha nulla a che fare col contratto della teologia politica medievale. Anche se la teologia politica, come vedremo tra poco, è influente in Hobbes, è molto influente, molto importante per la parte terza e la parte quarta del Leviatano. Qual è la differenza fondamentale? E qui entriamo nel cuore dell'operazione hobbesiana, del Leviatano. E nella teologia politica medievale cristiana, noi abbiamo due soggetti già precostituiti, il principe cristiano e il popolo cristiano, che fanno un contratto bilaterale. Cioè il principe si impegna a governare da buon sovrano cristiano, secondo giustizia. Il popolo si impegna a non essere sedizioso nei confronti. Entrambi possono rompere il contratto, il principe se il popolo è sedizioso e naturalmente il popolo se il principe non opera più secondo giustizia. Il contratto hobbesiano non è bilaterale, è una destituzione del ius in omnia, del diritto a tutti. Badate bene, non il popolo, dice Hobbes, quando si giunge al patto, quando ci si riunisce per operare il patto, non esiste né il sovrano né il popolo. Cioè, non c'è il re, non c'è il popolo. Il re e il popolo si formano dopo il patto, sono dei soggetti che nascono dal patto. E la moltitudine, è una moltitudine che si riunisce, si raccoglie. E qui c'è questa coppia importante che gioca un ruolo all'inizio dell'età moderna, moltitudine e popolo. Hobbes dice subito, il popolo non esiste come realtà effettuale. Il popolo è una costruzione, è un prodotto artificiale, esattamente come lo è il sovrano. Il Leviatano è un artificio, è un prodotto del patto, infatti viene chiamato, no? Machina machinarum, macchina di macchine, Deus mortalis, un Dio mortale, un Dio che è in qualche modo è frutto di una produzione. Viene prodotto, è una sorta di fictio. E badate bene, sia il sovrano che il popolo sono persone ficte. Questa espressione, persona ficta, badate bene, è un'espressione molto importante perché dà luogo a uno scenario hobbesiano, il tema della maschera, la persona come maschera. E dice Hobbes,
nel Leviatano il sovrano non è necessariamente, anche questo è un punto importante, sovrano non è necessariamente un individuo singolo, un monarca, anche se lui naturalmente preferiva il monarca. Il sovrano può essere anche un'assemblea, un parlamento. Importante è che il potere non venga diviso, che il potere non venga diviso, non venga. E qui c'è questo tema che poi della sovranità moderna in senso bayesiano che arriva fino al Novecento. Max Weber usa una formula, un sintagma divenuto celebre tra i sociologi, no? Monopolio della violenza legittima. Ciò che caratterizza la sovranità moderna, la sovranità dello Stato moderno, è il monopolio della violenza legittima. Si potrebbe aggiungere a Weber la seguente cosa, che è stata messa in luce da grandi studi di giuristi, anche della tradizione italiana. Noi abbiamo una grandissima tradizione giuridica in Italia, una delle poche tradizioni che in qualche modo è di livello mondiale, di livello internazionale, in cui dicono c'è anche il monopolio delle fonti del diritto. Cioè il sovrano, la sovranità, detiene anche il monopolio delle fonti del diritto, la gerarchia delle fonti. Non si dà diritto valido se non quello che viene emesso, decretato, firmato dal sovrano, dal Leviatano, guardate bene. Il che significa per Hobbes, significava per Hobbes una cosa molto, molto, molto importante, significava una rottura. E qui non sto a citarvi testi di Hobbes usciti postumi, eccetera, ma anche testi su Hobbes. C'è una letteratura sconfinata, ma cerco di sintetizzarla in maniera, appunto, spero e penso in maniera congrua e fedele. Cioè la rottura con la tradizione inglese di common law, del diritto comune. Dove il diritto è qualcosa che nasce dalla consuetudine, dalla tradizione associativa, lui entra in polemica con tutti quanti quelli di common law, con tutti quanti i giuristi di common law. Si potrebbe dire paradossalmente la fortuna di Hobbes fino alla fine dell'Ottocento, fino ai primi del Novecento, è stata una fortuna molto più rilevante nel continente europeo di quanto non sia stata nella sua patria, in Inghilterra. Perché? Perché Hobbes in qualche modo è divenuto il capostipite della grande tradizione del positivismo giuridico. Ma vengo rapidamente in dieci minuti al clou del discorso sulla sovranità hobbesiana e poi anche al perché, a mio avviso, alla motivazione del perché il modello hobbesiano non è in grado di dar conto oggi delle nuove dimensioni del conflitto e perché io mi muovo dopo il Leviatano. Intendiamoci, dopo il Leviatano non vuol dire come fanno i teorici postmoderni oltre il Leviatano. Dopo significa che il Leviatano dobbiamo averlo alle spalle, e cioè che non possiamo fare a meno di alcune conquiste del Leviatano. Stiamo attenti, in particolare dalla conquista dell'eguaglianza, e poi anche tra poco vengo alla seconda conquista, che è fondamentale, senza la quale non si può parlare oggi in maniera seria di un Commonwealth. Guardate bene, Hobbes, anche se dice Commonwealth or State, pure Stato, or Latin Civitas, o in latino Civitas, se li mette come sinonimi, usa pochissimo nel Leviatano poi il termine Stato, e usa sempre Commonwealth, che vuol dire la ricchezza, il bene comune.
il bene comune, bene pubblico inteso come bene comune, commonwealth. E continua un po' a insistere su questo punto, e qui andiamo all'altra novità. Il sovrano, che è l'effetto della alienazione di tutti i diritti che abbiamo in natura, perché questo è la moltitudine degli individui decide di alienare a un terzo, è come un contratto a favore di terzi, di alienare a un terzo tutti i diritti che ha in natura, l'intero ius in omnia. Badate bene, per poter mantenere la pace, per ovviare ai rischi continui, rischi anche estremi di morte, i rischi di morte del conflitto endemico che si dà nello stato di natura. Badate bene, il sovrano, singolo o parlamento o assemblea, è la stessa cosa per Hobbes, il sovrano che viene fuori da questo patto è un sovrano che per un verso ha un potere assoluto, legibus solutus. Per altro verso però ha una potenza che non sarebbe nulla senza le potenze degli individui che hanno delegato al sovrano l'esercizio del potere. Ora, badate bene, il termine giusto, a mio parere, in Hobbes non trapela in questo senso. Il termine giusto per capire questo è che gli individui che fanno parte della moltitudine autorizzano, è una autorizzazione, autorizzano il sovrano a esercitare il potere. A patto di mantenere la pace, di mantenere fino in fondo la pace, di operare la conservazione della vita. Com'è che, allora qui si pone naturalmente un problema di ordine, come si dice, epistemologico. È stato posto da un grande sociologo nel Novecento, Talcott Parsons, sociologo americano che aveva una esperienza molto, molto intensa anche di dialogo con il pensiero e le scienze sociali tedesche fra le due guerre mondiali. Talcott Parsons, professore di Harvard, nel 1937 scrive un'opera importante che si chiama La struttura dell'azione sociale. Nella prima parte di quest'opera vi è una parte intitolata Il problema hobbesiano dell'ordine. E Parsons pone un problema che poi ritorna oggi, secondo me, da chi ha letto male il testo hobbesiano. Cioè, i testi vanno letti, non, sì, vanno letti più volte, ma soprattutto vanno letti bene e con gli strumenti giusti, altrimenti strumenti ermeneutici giusti. Allora, il problema di Parsons è questo: ma come diavolo fanno individui che in natura, per natura, sono trascinati dalla acquisizione egoistica di ricchezza, potenza e gloria? Come fanno improvvisamente a mettersi insieme e a decidere basta? Come fanno? C'è un salto di razionalità. E naturalmente il salto di razionalità è tra diritto naturale e leggi di natura. Le leggi di natura sono quelle che prescrivono una serie di cose. Dobbiamo conservare la nostra vita e poi anche dobbiamo
dobbiamo in qualche modo rispettare i patti, perché se noi stipuliamo un patto e poi lo violiamo, si determina una reazione a catena che ci riporta nello stato di natura, no? Questo è un po' il discorso cristiano. Sì, ma come si fa a passare da uno all'altro, dalla come dire, pulsionalità originaria dello stato di natura alla razionalità, al calcolo razionale, alla responsabilità, al senso di responsabilità delle leggi di natura e quindi delle prescrizioni delle leggi di natura? Come si fa a passare una cosa all'altra? Dice Parsons, è come se noi avessimo un doppio cervello. Non aveva letto, con tutto il rispetto per Parsons, un autore su cui quando ero giovane ho lavorato tantissimo, molto importante, è andato anche al di là delle tematiche weberiane, ha cercato di capire la logica dei sistemi contemporanei, eccetera, eccetera, però lui non ha letto bene, cioè la razionalità del calcolo per Hobbes non è mai indipendente dalle passioni. Spinoza poi svilupperà in maniera ulteriore questo aspetto, ma la razionalità del calcolo, cioè noi siamo un misto di ragione e passioni, non è che possiamo dire il calcolo avviene per sottrazione, ma il movente deve essere sempre una passione. Allora qual è la passione più forte che spinge gli esseri umani al patto, a porre fine alla guerra di tutti contro tutti? La passione più forte, qui entriamo, lo ha messo in luce molto bene Carlo Ginzburg in uno dei testi più intelligenti su Hobbes. Uno storico è venuto a dire cose che i filosofi hanno capito spesso abbastanza male, anche a volte gli scienziati sociali, no? La paura. La passione più forte di tutti è la paura, e qui naturalmente noi abbiamo un altro problema, cioè tra Machiavelli e Hobbes, in quel lasso di tempo e oltre un secolo, abbiamo un cambiamento radicale antropologico che è determinato dalle guerre di religione. È determinato dall'emergere del tema della paura. In Machiavelli la paura gioca un ruolo molto secondario, come gioca un ruolo anche molto secondario la distinzione tra la sfera intima privata e la sfera pubblica. Gli uomini di Machiavelli sono o coraggiosi in pubblico e in privato o codardi in pubblico e in privato, non c'è distinzione. O hanno la virtù o non ce l'hanno. E guardate bene, questa svolta antropologica è fondamentale, cos'è accaduto, questo bisogno di protezione, guardate bene, che fa parte, che diventa un elemento costitutivo della democrazia moderna. L'idea della democrazia come qualcosa che deve proteggerci, tutelarci, il bisogno di tutela, non invece il coraggio della civitas machiavelliana, dove il conflitto viene affrontato e disciplinato politicamente con coraggio e virtù. Vedete la differenza? In mezzo c'è quel grande trasformatore di concetti che è stato Michel de Montaigne. I saggi di Montaigne che lui conosceva attraverso il pastore anglicano Parchas, che scrive un libro in cui gli mette in mente sia il tema del costume, la tematica di Montaigne del costume, sia lo mette in rapporto con la tematica degli indiani d'America. Parchas stava nello stesso collegio, si potrebbe chiamare una specie di collegio scientifico della Virginia Company, che era
di proprietà della famiglia Cavendish, la famiglia che in qualche modo proteggeva Hobbes. Lui fa il primo viaggio in Europa come traveling tutor del rampollo di Cavendish. E poi fa altri viaggi, come sapete, incontra Galileo a Firenze, tutte queste cose qui che potete leggere su tanti libri, eccetera, che non vi ripeto, no? E allora, è qui il punto fondamentale, è qui affiora il vero nodo. Il sovrano non c'entra nulla con il padre. Nulla a che vedere col patriarca di Filmer, che non a caso polemizza con il Leviatano, equivocando le tesi hobbesiane. Non c'entra nulla con il padre, cioè la tematica che Bauman, che apprezzo moltissimo, con le tesi del quale spesse volte mi ritrovo, questo tramonto del padre è costitutivo della teoria hobbesiana della sovranità. Il sovrano hobbesiano non è un padre, anche se alla fine dobbiamo riverirlo, ci conviene riverirlo, ci conviene accettare le leggi, anche se a volte le leggi ci appaiono ingiuste, inique, però dobbiamo accettare. Ma è comunque un leader fratello, certo, diceva Derrida, ci sono i rischi della fratriarchia, però. Battuta finale, la seconda parte sulla quale avrei voluto soffermarmi di più, ma il tempo è tiranno, la seconda parte, meglio la parte terza e la parte quarta del Leviatano, di uno Stato cristiano e del regno delle tenebre, è importante perché viene fuori qui, soprattutto attraverso la polemica con Roberto Bellarmino, il cardinale Bellarmino che aveva infilzato vari grandi della prima modernità che precedevano Hobbes. Prima Giordano Bruno, poi Campanella, che se la cava fingendosi pazzo, poi Galileo, che è costretto alla biura, come sapete. Poi ognuno, io ho molto rispetto come Hobbes per i credenti, però a volte a me fa un po' di problema, ma soltanto una battuta, che questo signore che manda a rogo Giordano Bruno, mette in carcere Campanella, perseguita Galileo, sia diventato poi santo e nella chiesa di San Roberto Bellarmino si celebrino i matrimoni e i funerali della buona borghesia romana dei Parioli. Francamente mi fa un pochino specie questa cosa. Ecco. Questo, ma semplicemente dico... Era un uomo di grande cultura, di grande erudizione, ma non era proprio indispensabile farlo santo. Ecco, questo è la... Allora, e lui attacca soprattutto la tesi di Bellarmino della potestas indirecta. Bellarmino diceva: non soltanto la Chiesa di Roma ha diritto a un potere temporale al suo interno, ma la Chiesa di Roma ha anche diritto ad esercitare una potestà indiretta sui territori che sono governati da principi cristiani. Il tema a lui, naturalmente, lui nega entrambe le cose, e il modello del Leviatano, qui ci sarebbe da dire molte cose sul frontespizio, sulla differenza tra il frontespizio disegnato forse da Abraham Boss, forse, non è detto dal incisore, grande incisore francese Abraham Boss, quella nella copia destinata in pergamena, destinata a Carlo II, che sarebbe divenuto poi re, a Carlo II, che era stato allievo durante l'esilio
allievo di Hobbes, gli avevi insegnato la matematica e la geometria, e la differenza rispetto al frontespizio inciso nella prima edizione del Leviatano. Come voi sapete, il Leviatano, a parte la testa, a parte l'immagine del volto, che guardate caso nella pergamena, nell'edizione in pergamena, somiglia molto a Carlo II, mentre nella edizione incisa stampa, sono andato un po' a confrontarmi di tratti, somiglia moltissimo a Cromwell, quindi metteva le mani avanti in qualche modo. E gli omini che compongono il corpo del Leviatano, il busto, non arrivano mai alla testa, perché la testa significa la mente, cioè l'anima del Leviatano, che è la sovranità. Ebbene, dico, gli omini nella incisione a stampa, del frontespizio a stampa, si vedono di spalle perché guardano la testa del sovrano. Invece nel disegno in pergamena, della pergamena, quella donato a Carlo II, si voltano verso di noi, verso chi guarda, cioè, ma chi guardava era Carlo II, come dire, per dire, siamo qui e ti adoriamo. E quindi, come vedete, questa ambivalenza tra i due frontespizi è molto interessante. Anche questa è stata analizzata magistralmente da Carlo Ginzburg nel volume Paura, Reverenza, Terrore, eccetera, eccetera. Ma comunque sia, andiamo al punto fondamentale, la idea che ha Hobbes è quella di un potere sovrano secolare che in qualche modo domina anche l'autorità ecclesiastica. Se vedete, il Leviatano tiene con la mano destra la spada, con la sinistra il pastorale. E naturalmente qui abbiamo il modello anglicano, senza star troppo dietro all'interpretazione data da Carl Schmitt, ma sicuramente è un modello tipicamente anglicano, in cui il sovrano temporale tiene in qualche modo anche la supremazia sulla Chiesa. Ancora oggi la regina Elisabetta è il capo della Chiesa anglicana. Vi è una, per Hobbes, una compatibilità tra l'immanenza e la sua visione immanente della sovranità, l'autonomia, se volete, la reciproca autonomia, e però l'escatologia. Le parti 3 e 4 del Leviatano hanno una dimensione escatologica, ma non nel senso del potere che frena del catechon del caro amico Massimo Cacciari, teorizzato, del potere che frena, e neanche nel senso che il potere sovrano accompagna il viaggio dell'umanità. No, il potere sovrano deve garantire la pace, e garantendo la pace e l'ordine, in qualche modo deve svolgere la funzione che viene richiesta nel mondo secolare, nel mondo secolarizzato, a un sovrano cristiano. Il sovrano, cioè, la tesi hobbesiana nella seconda parte, nella parte 3 e 4 del Leviatano, il mio sovrano è il vero sovrano cristiano. Il vero sovrano cristiano, cioè vuole garantire con i mezzi più efficaci la pace. E la visione però all'interno di una prospettiva escatologica.
Badate bene, un giorno arriverà il regno di Dio e lui lo rilegge. Sarebbe lunghissimo andare a vedere la tradizione cabalistica, ermetica e poi anche la teologia protestante, cioè il regno di Dio verrà su questa terra. Guardate bene, Hobbes, sostenitore della tesi per cui l'anima non esiste, è un pregiudizio della filosofia greca entrato dentro le scritture cristiane, è uno dei fattori del regno delle tenebre, l'anima, no? Quindi non c'è l'inferno, non c'è il purgatorio, c'è la resurrezione dei corpi quando arriverà il regno di Dio. I dannati moriranno per la seconda volta, in modo definitivo, e i buoni in qualche modo risorgeranno nella vita eterna, su questa terra, badate bene, su questa terra. È una visione molto simile a quella che nel Novecento ha avuto un grande teologo protestante invitato al Concilio Vaticano II, come Oscar Kuhlmann, che scrive Cristo il tempo, Christus und die Zeit. È una posizione molto simile a quella di un grande studioso della Bibbia, che è scomparso alcuni anni fa, di cui sono stato grande amico, Sergio Quinzio. Resurrezione, cioè il messaggio cristiano in linea col messaggio ebraico della resurrezione dei morti, e Hobbes è in linea esattamente con questo tipo di visione. Quando arriverà il regno di Dio, si dissolverà il Leviatano. Fino ad allora il Leviatano sarà sempre in lotta con Behemoth, in lotta cioè con il mostro della guerra civile. Quali sono le riflessioni, in qualche modo critiche, che possiamo fare? Ma le dico proprio telegraficamente. Hobbes non visualizza in questa sua straordinaria riconversione del discorso intorno alla politica, al potere, alla sovranità, non considera le relazioni internazionali, cioè il rapporto tra i leviatani. Cioè Hobbes esclude tacitamente, ma a volte anche espressamente, la possibilità che i leviatani, diversi stati, giungano a un patto, esattamente come gli individui dello stato di natura. Perché i diversi stati non possono determinare fra loro un patto simile a quello degli individui nello stato di natura? Perché non possono alienare una serie di poteri che loro hanno, per un potere che garantisca la pace a livello mondiale? L'impianto hobbesiano sembra muovere dall'assioma del pluriverso degli stati e dunque della impossibilità di un Leviatano globale. E questo è per lui, questa assunzione assiomatica di un pluriverso di stati, in qualche modo blocca la possibilità di uno sviluppo del discorso nel nostro mondo globalizzato. Ultimo, il suo paradigma di razionalità calcolante non è in grado di spiegare non soltanto le forme intrastatali e non soltanto interstatali di conflitto, le forme transterritoriali di conflitto, ma non è in grado di spiegare soprattutto le nuove forme di soggettività che affiorano in quello che io ho avuto modo di chiamare nei miei lavori da molti anni il nuovo conflitto mondo, che sono logiche che sfuggono alla dimensione strategica, al modello strategico dell'autoconservazione.
Che ne facciamo quando nel mondo globale attuale abbiamo individui, giovani, ragazzi e ragazze pronti a morire, anzi che vanno a morire pur di fare del male a quelli che ritengono essere i nemici? Come facciamo? Come si fa? Come possono rientrare all'interno di una calcolabilità basata sull'autoconservazione? Sono i problemi che Hobbes ci lascia al nostro presente. In ogni caso, abbiamo parlato di uno dei più grandi autori della storia del pensiero occidentale. È probabilmente, con Machiavelli, il massimo pensatore della politica dell'età moderna. Vi ringrazio. Thank you.